Buongiorno a tutti, facciamo la nostra lode del mattino, una strofa per uno. Iniziano gli scout e poi tutti gli altri. A te dico, alzati, ricominciano gli scout. Camus dice così: nessuna lacrima deve andare per persa, nessuna morte deve accadere senza una risurrezione. Noi abbiamo questa certezza che nessuna lacrima che noi abbiamo tirato fuori durante la vita, le lacrime di dolore ma anche le lacrime di gioia, non saranno perse. Dice la Bibbia come se Dio le tiene in una ciotola, non le fa buttare via, ma nessuna morte può essere senza risurrezione. Io c'ho un contadino qui vicino che dice: io credo in Dio, Gigi, falla finita con questo paradiso, tanto non c'è nulla. Poi stava male in questi giorni e dice: sì Gigi, non c'è nulla. Però, come dopo l'inverno c'è la primavera, qualcosa succederà. Chiunque sente che la vita non può finire nel nulla, che per ogni cosa, come dopo l'inverno c'è la primavera, qualcosa deve rinascere. Lasciamo un po' di musica, un po' di silenzio. Proviamo a crederci profondamente che le nostre lacrime non sono buttate via. Che ogni momento di crisi, di dolore, di morte ha sempre, sempre una risurrezione. Thank you.
Oggi il Venerdì Santo è il giorno della fragilità di Gesù. Lui che sembrava invincibile, lui che è sempre stato con una faccia diritta, sembrava che nessuno potesse sconfiggerlo. Io amo molto Gesù perché è l'unico che non si è fatto comprare da nessuno, né da soldi, né dal potere, né dall'ambizione, nemmeno dalle emozioni, quando la Maddalena gli dice «lasciami libero». Gesù era così forte, mentre noi siamo così deboli. Noi ci si fa comprare da tutti. Noi di fronte a un ideale si scappa sempre dopo un po'. Lui va a diritto. Sembra davvero invincibile. Poi a un certo punto si abbandona, lascia fare, smette di lottare, si affida e fa vedere tutta la sua fragilità. Vedete, tutto è fragile. Sono fragili l'amore, che a volte reggano, a volte non reggano. È fragile l'amicizia. Ti sembra di avere l'amico del cuore e poi ti tradisce. Sono fragili i confini e tutti questi imbecilli che mettono i muri ai confini non capiscono che non possono fermare niente. Sono fragili quei confini. È fragile la speranza. Sono fragili le nostre emozioni, le nostre tristezze, i nostri slanci di cuore, ma soprattutto sono fragili le lacrime, che se non fossero così fragili perderebbero la loro bellezza. Quanto sono belle le lacrime. La fragilità, quindi, non è debolezza. La fragilità è bellezza. È bello essere fragili. È dignità farsi vedere deboli. E allora ci vuole un grande sguardo d'amore sulla fragilità. Di fronte alla fragilità del mondo, delle persone che amiamo, ci vuole tanto sguardo d'amore. Perché la fragilità nasce dal contatto con gli spigoli taglienti della vita. Ognuno di noi ha delle ferite, ognuno di noi ha dei punti deboli. Per questo io amo i cantanti e i poeti e i pittori che raccontano la fragilità. Amo Fabrizio De André che racconta la fragilità della gente. Amo Van Gogh che lotta con la sua ombra, con la sua fragilità. Sentite bello, un giorno Van Gogh dirà: nella mia vita c'è stata un'emozione troppo forte che mi ha fregato la vita. Io dipingo la natura perché la natura è lenta. Io ci ho pianto tutta una notte. Noi abbiamo seguito tanti genitori di ragazzi che si sono suicidati e quello che si combina dentro questi ragazzi è la sensibilità estrema. Sono sensibili da morire. E purtroppo diventano rigidi. Oppure alcuni c'è stata un'emozione troppo forte che gli ha fregato la vita ed erano così sensibili che quell'emozione troppo forte li ha distrutti. Ed è bello quando Van Gogh dice: dipingo la natura. La natura è lenta, perché a volte per i ragazzi come voi questi ritmi da malati di mente di questo mondo sono troppi, troppo veloce. Magari lo diceva Baudelaire: il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. E se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti piglia un infarto, o non sei fatto per campare così. E allora io amo chiunque fa della sua fragilità la sua forza, perché la fragilità può essere una notte oscura, ma può essere anche un punto luminoso. E nella nostra vita è così facile non accorgersi della fragilità delle persone. E allora la fragilità vuole uno sguardo ci perdona
di essere come siamo, ci permette di abbassare le difese, ci permette di lasciarci amare uno sguardo. Vedete, le persone hanno bisogno di gente che vuole molto bene alla vita, perché se vuoi bene alla vita, vuoi bene anche alle persone. E non credo che saremo giudicati da Dio per le nostre imperfezioni. Noi saremo giudicati da Dio se abbiamo portato avanti la vita e non ci siamo arresi, non se siamo perfetti o no. E allora abbiamo bisogno di persone come voi, che vogliono bene alla vita, che vogliono bene alla natura, così com'è, anche alla sua imperfezione. E abbracciare l'imperfezione e accettare le persone e accettare che la storia è ancora aperta. Io quando incontro voi, le persone, ci parlo, non riesco mai a giudicarle fino in fondo. Sì, vedo un difetto, vedo qualcosa, ma alla fine dico, ancora non è stato scritto tutto di lui e lascio la porta aperta. Facciamo la seconda parte della lode, alle prime luci ripartono gli scout.
insieme, donami amore. Allora, siamo il Venerdì Santo e in genere si colloca il Venerdì Santo solo sul dolore, dolore, dolore. Tutta la giornata si deve stare tristi, tutta la giornata si deve stare coi muso a pensare al dolore. In realtà quel giorno non c'è solo dolore, c'è tanta bellezza. C'è la sua mamma di Gesù che sta lì, c'è le donne intorno, c'è chi dice crocifiggilo, ma c'è anche chi dice ha uno sguardo di compassione, di amore. C'è il centurione, c'è il ladrone che poi si pente, c'è tante cose belle anche dentro il dolore. Ci sono sempre, anche quando ti sta morendo una persona che ami. Io non ho mai visto solo dolore, ho visto un sorriso, ho visto una carezza, c'è sempre tanta roba buona. Noi, vedete, qui non abbiamo voluto fare a Romena la Via Crucis, tutti i santuari c'è la Via Crucis, tutti i posti a giro c'è la Via Crucis. Io non lo sopportavo, perché noi abbiamo puntato troppo sul dolore, la croce di Gesù, le piaghe di Gesù, le frustate di Gesù, come se la sua grandezza fosse chi ha patito più di un altro, e non è vero nulla. Perché Gesù ha agonizzato 3 ore. Io, come voi, si conosce persone che hanno agonizzato anni, persone più torturate di Gesù. La sua grandezza non è chi ha patito di più, ma che in quel dolore non l'ha fatta pagare a nessuno, che in quel dolore ha abbracciato, allargato le braccia: Padre, perdonali tutti, non voglio perdere nessuno. Quella è la sua bellezza. E allora, anche se dovrebbe essere un giorno in cui bisogna stare tutti col muso, a me mi piace la Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale, che parla di alcuni contadini che stanno nell'aia a ballare. Arriva un temporale, si sente gli strumenti, bu 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 bu, tutti si nascondono sotto una tettoia perché c'è il temporale. Finito il temporale, tornano tutti nell'aia a ballare. C'è dei momenti in cui si può piangere, si deve piangere, c'è dei momenti in cui si deve ballare. E allora, quello che vi chiedo, il Venerdì Santo, prima di aspettare oggi pomeriggio la morte, stasera la veglia, entrando un po' nel dolore, quello vero, vi chiedo stamani di ballare.